studentessa al secondo anno dell'Università di Matematica e per spiegarvi le motivazioni che mi spingono a studiare questa materia e in realtà che mi portano ad amarla così tanto, vorrei usare un piccolo gioco perché anche se la matematica appare come una disciplina molto ostinata, a volte difficile da comprendere, in realtà può essere anche divertente. Quindi in questo gioco ci vengono dati tre stuzzicadenti e ci viene chiesto di costruire un triangolo equilatero. Ora, noi sappiamo che questi stuzzicadenti hanno la stessa lunghezza e di conseguenza basterà far coincidere i vertici per ottenere il nostro triangolo equilatero. Ma ora ci viene chiesto, dati altri tre semplici stuzzicadenti, di costruire altri tre triangoli equilateri equivalenti a questo. Ora vi invito a provare a farlo e sicuramente potremmo provare a spostare vari stuzzicadenti sul piano in cui stiamo lavorando, però sono sicura che non riuscirete a costruire altri tre triangoli equivalenti a questo. Il motivo è molto semplice, perché dobbiamo imparare ad uscire dagli schemi e a cambiare prospettiva, e allora ci apparirà chiaro che se noi usciamo dal piano potremmo costruire una piramide le cui facce sono proprio quattro triangoli equivalenti come quello di partenza. Ho utilizzato questo semplice gioco perché credo che la matematica sia una disciplina che possa insegnarci tantissime cose nella vita ed è per questo che l'ho scelta ed è per questo che continuo a sceglierla, perché è una scelta continua che dura ogni giorno, perché la matematica ci permette di salire verso l'alto in quanto utilizza concetti molto astratti, a volte laboriosi, però allo stesso tempo ci permette di andare in profondità, perché è la radice e il cuore vero di ogni cosa ed è intrinseca in tutta la realtà, in tutto ciò che noi viviamo. L'importante è saperlo cogliere, saperlo trovare, questo significato nascosto, perché poi una volta che si è visto non si dimentica più, proprio come vale per le illusioni ottiche. Una volta che si è imparato a coglierle, poi non si dimenticano. Io credo che la matematica sia una disciplina molto elegante e raffinata, che richiede precisione, accuratezza, determinazione e astuzia, che sono tutte qualità tipiche dello spirito femminile, ed è per questo che è una disciplina che appunto consiglio molto alle ragazze, ovviamente anche ai ragazzi, però secondo me le ragazze possono essere molto portate per questa disciplina, anche se in passato in realtà famosi sono molti matematici, però proprio per questo possiamo, diciamo, rivendicare il nostro ruolo anche all'interno di questo ambito. Credo che la cosa importante sia prima di tutto amare ciò che facciamo, perché ciò che ci muove non sono i doveri oppure gli obblighi, ma solamente le passioni. E seconda cosa importante, saperle coltivare, perché è ovvio che possono arrivare delusioni, possono arrivare anche delle sconfitte, però l'importante è sapersi rialzare, ritrovare quella che era la motivazione che ci ha mosso all'inizio e saper ritrovare la voglia di riscoprirsi e la voglia di riscoprire. Perché comunque ogni volta che sbagliamo, comunque inciampiamo, si può sempre imparare qualcosa e la matematica ci insegna che le porte che si possono aprire sono infinite. L'importante è saper cogliere le occasioni giuste. Per cui io vi auguro di fare le vostre scelte, a volte magari anche sbagliando, e non importa se il mondo vi criticherà per questo, però l'importante è essere convinti di ciò che vogliamo fare e avere un sogno nel cuore. Thank you.